cerchiamo di risolvere la cosa perché non è possibile. Vabbè, allora, per il rapporto di amicizia e intercorso, tra me e te, ti ascolto. Però non è che io possa impiantare una causa di divorzio così, mi spieghi come sono andati i fatti? Così, cioè, mia moglie mi ha chiamato imbecille, mi ha chiamato. Oh, a me. E come? Se io devo andare dal giudice a dire vuole il divorzio perché è stato chiamato imbecille. Ma scusi, mi dici come sono andati bene i fatti? Quella sera sono tornato a casa prima del previsto. Ma... devo essere sincero, un po' prima, e ho trovato mia moglie a letto con uno. Come l'ho visto, ho detto, scusa, ma che stai facendo, Elvira? E lei mi ha detto, e che, non si vede? Imbecille. A me. Di tu, di. Ma te l'ha detto pacatamente o gridando? Ho urlato, ha urlato. Furto me, cioè, voglio dire. Imbecille. Onesto. Vabbè. Secondo me la vinciamo la causa. C'è possibilità. E me allora, facciamo. Vieni con me in studio, vieni. Vengo. Avvocato, avvocato.